Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Una festa dell'Europa in grande stile per il Consiglio regionale della Toscana, che ha ospitato l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e la sicurezza, Josep Borrell, davanti a una folta platea di giovani e studenti. L'Europa è la nostra comunità di destino, è il nostro sogno, il nostro futuro. L'Europa sono i nostri giovani. Per questo abbiamo voluto organizzare questo momento con uno dei massimi rappresentanti della Commissione Europea per far sì che i giovani potessero porgli le domande su quale deve essere il futuro dell'Europa. Un'Europa più solidale, un'Europa più accogliente, un'Europa che non si volti dall'altra parte. Oggi, perché possa cessare il fuoco in questa atroce guerra che sta sconvolgendo l'Ucraina, c'è necessità di più Europa, c'è necessità che l'Europa faccia ancora di più la sua parte e che sostenga la resistenza del popolo ucraino. Bello sapere che tanti ragazzi oggi potranno confrontarsi e porre domande a chi ogni giorno decide sul futuro della nostra Europa. L'Europa è quella che David Sassoli solo un anno fa qui ci ha descritto, un'Europa accogliente, solidale, un'Europa che arrivi al cuore di ciascuno di noi e che non la senta lontano. Abbiamo vissuto anni in cui l'Europa è stata vista sempre come l'Europa matrigna, dell'austerità. Oggi abbiamo un'Europa che rilancia, un'Europa che tenta di farci uscire, sostenendoci anche dalla terribile pandemia. Ecco, a ognuno di noi il compito di metterci un pezzettino, un passaggio di testimone e di consegna con chi ogni giorno vive questa Europa, e che deve essere un'Europa sempre più dei ponti e non dei muri. Il futuro passa dai giovani, perché hanno più futuro che i vecchi. Sì, veramente. Guarda, le giovani non pensano alla guerra, perché la guerra non è stata mai nel suo immaginario, no? E sembra che la pace è lo stato naturale delle cose, ma non è come qua. Allora l'Europa ha fatto la pace, è un grandissimo successo, ma non si valorizza, perché sembra naturale. Allora, qual d'altro? Che cosa di più può fare l'Europa? E penso che l'Europa deve fare una cosa molto semplice e molto difficile, è sopravvivere nel mondo globale, perché siamo solamente il 5% della popolazione mondiale e perché hanno d'altre potere molto più grande che noi, dal punto di vista demografico, una crescita economica molto più forte. E se noi vogliamo sopravvivere nel mondo dobbiamo unirsi di più, perché siamo troppo piccoli. Questo penso che è il messaggio importante per la giovinezza. E dobbiamo continuare a aiutare l'Ucraina. Questo paese è stato un'invasione, ha sofferto un'invasione. Gli ucraniani sono in guerra, sono i nostri amici. Abbiamo con l'Ucraina un grande compromesso, abbiamo un association agreement, il più grande che abbiamo con nessun paese nel mondo. Allora dobbiamo aiutare l'Ucraina e dobbiamo fare pressione alla Russia, economica, certamente, perché non seriamo parte della guerra. Mi sembra elementare, non capisco perché la gente dice che non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Se non l'aiutiamo, allora qua. Il ministro degli esteri dell'Europa, così tutti possono capire qual è il suo ruolo, Borrell, è davvero un amico di Firenze e della Toscana. Ricordiamo che è stato per 3 anni, una decina d'anni fa, proprio qua come direttore dell'Università Europea. E il ruolo che a poco poi ha raggiunto quando ha svolto le sue funzioni in Spagna lo ha portato a essere designato dal governo spagnolo nella Commissione, e nella Commissione Europea svolge questo ruolo così centrale, fondamentale come oggi quello degli affari esteri, e voi capite nella vicenda ucraina cosa significa la sua voce. Abbiamo parlato a lungo e ci siamo resi conto della determinazione che vi è nella Commissione Europea e quindi nei vertici dell'Europa a stare accanto al popolo ucraino, vivere la solidarietà, creare le condizioni perché tutti e 27 paesi dell'Unione Europea possano sostenere la politica delle sanzioni e la politica
di aiuto a un popolo che in questo momento è un po' lo scudo dell'Europa, perché di fronte a chi persegue disegni assurdi della grande Russia, parlo di Putin, è necessario essere vicini al popolo ucraino, perché l'identità di questo popolo, di questa nazione sovrana da cui da secoli si guarda come il riferimento dell'Europa centrale, è indubbio che significa affermazione della sovranità, affermazione di una autodeterminazione dei cittadini ucraini a scegliersi il proprio governo, oggi più che rappresentativamente espresso dal Presidente Zelensky, e a difendere quelle condizioni di libertà e di democrazia che, se lasciamo andare in Ucraina, poi diventano per forza di cose messe in discussione in tutti i paesi europei. Questa giornata dedicata all'Europa per noi è importante anche perché cerca di raggiungere un doppio obiettivo che, come Commissione per le politiche europee del Consiglio regionale della Toscana, ci siamo dati, ovvero ridurre le distanze tra le istituzioni centrali e i nostri territori e poi dare protagonismo alle giovani generazioni. Credo che grazie alla straordinaria disponibilità dell'alto rappresentante Borrell di interloquire, dialogare, rispondere alle domande delle ragazze e dei ragazzi, credo che insomma si scriva una pagina, noi ci auguriamo bella, che non è un punto di arrivo ma è l'avvio di un percorso che noi insieme al Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Mazzeo, insieme al Presidente della Giunta Gianni, che voglio citare come sempre attento a tutte le nostre proposte, noi come Commissione delle Politiche Europee, con un dibattito a più voci che è il nostro bene più prezioso, cercheremo di proseguire su questa linea. Penso che la Commissione ha lavorato tanto in questi 2 anni, ci siamo dati un'identità, abbiamo fatto un grande percorso insieme, però questa festa dell'Europa deve, secondo me, rappresentare in questo momento un punto di partenza, non una celebrazione, ma cercare, attraverso l'ospite che è oggi qui ad ascoltarci, ma soprattutto a rispondere alle domande dei nostri ragazzi, possa darci quello che sarà l'indirizzo e il futuro dell'Europa. Continua a far discutere il progetto relativo alla base militare che dovrebbe sorgere a Coltano, nel cuore del parco regionale Migliarino, San Rossore Massasciuccoli. Il caso è approdato anche in Consiglio regionale. Noi apprezziamo la presenza e l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Italia Viva per prima si è pronunciata contro la realizzazione di questo intervento nel merito alla localizzazione e all'utilizzo dei fondi del PNRR. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco
parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Noi intanto abbiamo detto fin dall'inizio che il Comune di Pisa deve essere coinvolto e deve essere centrale nella discussione, tant'è che apprezziamo il fatto che stamani mattina il Sindaco di Pisa, accompagnato anche dall'Assessore all'Urbanistica e dal Presidente della Prima Commissione, siano al tavolo dove si discute di questo intervento insieme alla Regione, insieme all'Arma dei Carabinieri. Quindi è un passaggio che riteniamo essere obbligato, ancorché opportuno. Dopodiché pensiamo che proprio coinvolgendo il Comune di Pisa, il Sindaco sarà in grado di individuare una proposta che possa tener conto di due interessi principali. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente, e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possano essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Via libera alla relazione sull'attività del difensore civico regionale. Ma non sono mancate le polemiche, in particolare sulle dimissioni di Sandro Vannini in relazione a un nuovo incarico professionale. Prima di tutto il ruolo non ancora formale ma sostanziale di garante per i diritti della salute dei cittadini, che l'ufficio del difensore civico sta svolgendo e ha svolto in maniera ancora più forte durante il periodo della pandemia, rispondendo e cercando di evadere centinaia di segnalazioni in raccordo con le aziende sanitarie e con le aziende universitarie. Inoltre si è sottolineato il lavoro che ha fatto, l'impegno che c'è stato da parte dell'Ufficio del Difensore Civico per quanto riguarda il lavoro sul servizio idrico integrato, tant'è vero che la proposta di risoluzione comincia a far intravedere una prospettiva possibile, che è quella, anche visti gli esiti della gara sul trasporto regionale, che oggi è un lotto unico per tutta la Toscana, visti gli altri grandi servizi, rifiuti e gas, si comincia a pensare che l'ufficio del difensore civico, ove opportunamente potenziato, possa essere anche per quel tipo di servizio punto di riferimento anche formale per i cittadini, in accordo con le autorità che regolano queste materie sui servizi pubblici a livello regionale e nazionale. E ovviamente si prende atto delle dimissioni del difensore civico, perché attraverso la decisione del Presidente ha ottenuto un altro incarico, e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico. Si chiude una stagione, quella del dottor Vannini, che per quanto ci riguarda ha avuto molte più ombre che luci. Il dottor Vannini, durante il suo mandato, io ricordo lo scorso anno in Consiglio regionale, il collega Stella portò un resoconto di decine di migliaia di euro spese dal difensore civico in aperitivi, inaugurazioni di sedi, conferenza stampa e rimborsi di ristoranti. Non è questa la maniera con cui si lavora, non è questa la maniera con cui si lavora in un periodo di crisi come quello attuale.
E l'avventura del dottor Vannini come difensore civico si chiude forse in una maniera ancora peggiore rispetto a come si era profilata durante gli anni. Difensore civico, non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità. Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda del suo vecchio patentino di giornalista e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto pubblico, di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità. E quindi sono curioso, perché ancora non abbiamo visto gli atti, di capire come il dottor Vannini si sia potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie.